Ok, 4 anni prima siamo con Abby, tanto ben ritrovati, The Last of Us. Allora, come potete vedere, entreremo nei panni di Abby 4 anni fa, quando è successo quello che è successo. Adesso capiremo la Papà, verità. andiamo! Perché fai sempre così? Dove sei? Ci sono. Tracce. Sì. Ok, come supero la recinzione? Vediamo. Non penso che da qui ci riusciremo. Ma comunque uno zoo. Potrei arrampicarmi sul tetto. No, davvero? Però qua c'è una bellissima porta aperta. Wow, cavolo. Che topo. Niente. Ha funzionato. Ah sì, con Ellie noi prendevamo le carte, invece con Abby prenderemo. Oh, ma guarda, 1978. Le monete. Forza. E noi dovremo salire sul tetto. Così. Ok. Vedo che sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh. Sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo. Si preoccupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. Come sapevi che ero qui? Owen ha fatto la spia, vero? Ha fatto il suo dovere. Come l'hai convinto a parlare? Ho solo chiesto. Comunque, come avete visto, forse riconoscerete il padre di Abby, ragazzi, se avete È giocato passata dal all'1. parco giochi. Ehi, dà un'occhiata. Ah, wow, 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla, ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo? Non capisco come mai. No. Forza, cerchiamo ancora. Papà. Chissà. Rilassati. Tra poco potrai tornare da Owen. Aspetta, come? Niente. Solo ho notato che siete spesso insieme. Più del solito. Oddio. Da quant'è che lo sai? Sono tuo padre. Noto i dettagli. Per esempio, fate di tutto per non incrociare gli sguardi in mia presenza.
No, impossibile. E lui ti fa ridere. Solo perché è un cretino. Abby, guarda. Tracce fresche. Aspetta. È un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sta funzionando? Beh, in effetti ti ho trovato. Sì, ma hai barato. Il fine giustifica i mezzi. Wow. Allora mi ascolti. Hai i tuoi momenti di saggezza. Oddio, è quello che penso? Papà, ho trovato qualcosa. La placenta? Oddio, ha già partorito. E guarda, due serie di tracce. Papà. È lei, andiamo. È un brutto segnale. Già, sta soffrendo. Andiamo. Papà, aspetta. Potrebbero esserci degli infetti. Questa zona è sicura. Sai che si sposta. Sei armata, giusto? Certo. Oh, merda. Abby. Cosa? Oh, dobbiamo liberarla. Tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarla. Tranquilla. Accidenti. Profondità. Ok, ok. Abby, vieni. Ecco. La tengo ferma. Ok. Ok. La buona. Calmati. Oh. Ehi, Doc, sei qui? Sono qui, Owen. Cosa... Ehi, vieni, tieni la ferma. C'è bisogno di te, Owen. Tienila. Avanti. Qui, occhio. Ok. Ce l'hai? Sì. Bene, avvicinati. Calma. Quasi. Porca troia. Ti stanno cercando tutti. Dobbiamo... Aspetta! Papà! Ma è soli, poveretto. Che succede? Vieni! Siamo stati bravi. Doc, abbiamo la ragazza. Che ragazza? Quella di cui parla sempre Marlene. L'hanno trovata nei tunnel. Ha un vecchio morso sul braccio. Però non è infetta. È impossibile. La stanno analizzando ora. Serve il tuo aiuto. Papà. Andiamo. Interconnesso al cervello, non abbiamo scelta. Deve esserci un altro modo. È impossibile prelevare un campione senza distruggere l'ospite. L'ospite? È una bambina, non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione. E sei disposto a ucciderla? No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte per molto meno? È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione o semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se fosse Abby? Senti, pensa a ciò per cui abbiamo lottato, a tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che avrebbero un senso con questo gesto. Ma se fosse tua figlia, che cosa faresti? Abby. Ti ho portato la cena. Grazie, tesoro.
Senti, Marlene. Fallo. Grazie. Vado a dirlo a Joel. Perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora, buona fortuna. Mi sa che non glielo dovresti dire. È la scelta più giusta. No. Già. Se toccasse a me, io vorrei che tu mi operassi. Sì, scusate, stavo per starnutire. Oh oh. Di corsa. È ancora dentro l'edificio. Abby, no! Non guardare. Abby! Che fai? Men! Piazza Polina! No, no, no! Ci interessa lui e basta! Ma è rischioso lasciarli vivi! E chi se ne frega? Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo, diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa! Sì, guarda la mia faccia! Fanculo la tua faccia! Dovevi sorvegliare il piano di sopra, come ti avevo detto! Spostati! Stai indietro! Calmati! Altrimenti... Stai indietro, cazzo! Stiamo calmi! Jordan! Vuoi spararmi? Basta! Finiamola.